Allora, no, dicevamo, eh, abbiamo visto prima sostanzialmente come possano essere implementati una serie di meccanismi all'interno dell'organizzazione e voi come BVX, quindi Brave Virtual Experience, avete creato un vero e proprio centro di competenza. Avete creato un centro di competenza dedicato allo sviluppo di progetti e contenuti destinati al Web3 per l'intero gruppo TB e ehm, lo avete fatto partendo sostanzialmente da zero. Sì. Ci racconti un po' questa esperienza, com'è nata, quali sono un po' gli elementi fondanti di questo, com di questo cambio di mindset che avete avuto nell'approcciarvi a questo mondo? Certo, ma eh, come spesso succede nella vita, le cose più interessanti nascono poi da momenti che vanno fuori dall'ambito lavorativo e nel caso specifico... We are brave spirits. No, meglio senza, no? Nel caso specifico, la mia passione per questo mondo nasce da un mio caro amico che nel mio ultimo percorso lavorativo negli Stati Uniti eh, mi ha reintrodotto al mondo del gaming, al mondo del metaverse. Eh, ha investito in una società di gaming e mi ha letteralmente tirato dentro a, a questo mondo. Quindi da una chiacchiera fatta strada poi è nata una passione che mi ha portato a costituire dapprima una società eh, mia che si chiama Decave. che ha l'obiettivo proprio di eh, creare un ponte tra il mondo dell'art style fashion e il mondo del gaming metaverse e di conseguenza ha creato poi all'interno di OTB un, ho portato un po' di cultura legata proprio a questi nuovi spazi. E da lì abbiamo scelto di creare questa nuova società chiamata BVX, che significa Brave Virtual Experiences, proprio per cercare di accelerare il, il percorso di integrazione dei nostri marchi all'interno. Di questi, nuovi, di questi nuovi mondi. Quindi è nato tutto un po' per gioco, ma poi in realtà abbiamo capito del potenziale di questo spazio, di, di questo settore e abbiamo deciso di, di buttarci col cuore oltre l'ostacolo. E, e poi trovo interessante la tua ultima slide sui tre tipi di organizzazioni, perché in realtà noi siamo un ibrido tra la seconda e la terza opzione, perché è vero che abbiamo una divisione dedicata. Però alla fine è una divisione molto snella, siamo io e una, un'altra persona full time dedicati e lavoriamo poi in maniera trasversale con tutte le altre funzioni di tutti i vari brand per far poi succedere e sviluppare i vari progetti per ognuno dei nostri, dei ma dei nostri marchi. Grazie mille, è molto, molto interessante. Come vedi l'evoluzione di questo mercato, ma soprattutto la connessione che ci dovrà sempre maggiormente essere tra il mondo fisico e il mondo virtuale? Perché immagino voi andrete a sviluppare delle soluzioni pensate per il mondo digitale, però senza dimenticarvi dei vostri store e dei vostri punti di contatto con il consumatore, quelli più tradizionali. Sì, sì, certo, assolutamente. Ma eh, noi riteniamo che rispetto alla fase iniziale eh, dell'esplosione del mercato degli NFT, oggi i brand abbiano un'opportunità maggiore rispetto ai progetti, ai progetti che sono puramente nati su, come Web3 project. Perché tendenzialmente noi abbiamo una cosa che il mondo virtuale non ha, ovvero siamo in grado di portare un'esperienza di decenni eh, sotto forma di prodotti e esperienze, cose che eh, chi fa NFT oggi non è in grado di fare perché non ha ancora avuto modo di, di crearsi quell'esperienza. Quindi riteniamo che i processi legati al mondo Web3 siano il vero valore intrinseco poi di questo mondo oggi nel senso che il valore non sta tanto nella compravendita di JPEG o le immagini o le scimmiette che tutti noi abbiamo visto. Perché poi sono son cose che possono passare, abbiamo visto la svalutazione oggi di certi NFT project, insomma è abbastanza, abbastanza eclatante. Però i processi legati a questo mondo sono la cosa che in realtà più avrà valore in futuro e che andrà a cambiare la maniera in cui tutti noi vivremo la nostra vita. Tutti noi avremo un portafoglio digitale al cui interno avremo eh, degli asset fisici eh, o al cui interno avremo dei pass che ci daranno accesso a n esperienze o a n cose. Hai citato in precedenza i concerti, hai citato in precedenza i, i, i film. Insomma, io ritengo che il, il vero valore oggi stia più nel processo che non nel prodotto digitale per sé. E noi come brand siamo stati in grado di creare già una, una drop di, di NFT eh, con Diesel a cui abbiamo integrato tutta una serie di utilità e, e di azione per ognuno di questi, di questi NFT che portassero un valore intrinseco poi a, a chi possiede questi, questi oggettini digitali. Per fare un esempio, questa è una scarpa che vedete girare qui alle mie spalle, è un NFT di una, di una scarpa lanciata con l'occasione del nostro ultimo fashion show di, di marzo scorso. E abbiamo scelto, una volta venduto la NFT, abbiamo scelto di co-disegnare e co-creare eh, la colorway, quindi l'insieme dei colori, insieme ai eh, possessori dell'NFT stesso. Quindi, Tornando al tema dei processi, abbiamo scelto di coinvolgere per la prima volta la nostra fan base nel creare un oggetto che poi diventerà un oggetto fisico che loro posserranno. Tra parentesi, la cosa bella è che è un oggetto che solo loro avranno, perché in nessun negozio del mondo potrete trovare quella Colorway perché è una Colorway dedicata ai possessori dei nostri NFT. Vorrei chiederti qual è stata quindi proprio la reazione dei consumatori nel momento in cui avete in qualche modo li avete coinvolti a partecipare in maniera attiva a questa community, e come si sono comportati anche consumatori che magari erano più lontani o non conoscevano per nulla questo mondo? Sì, ma inizialmente devo dire che noi abbiamo fatto una serie di errori drammatici. L'innovazione passa per gli errori. Per ovviamente. forza. Nel senso che noi, essendo una compagnia Web2 o comunque un'azienda che ha decenni di storia, abbiamo pensato di portare questo tipo di prodotti digitali al nostro consumatore, standard. Nostro consumatore standard che entra nel negozio o compra online. La realtà dei fatti è che eh, chi si è eh, più di tutti interessato poi alla compravendita di questi oggetti digitali sono in realtà un pubblico del Web3 che è abituato già a usare quei processi. E quindi noi abbiamo ipotizzato tutta una serie di azioni per comprare eh, l'NFT come ad esempio PayPal che non è stato apprezzato da chi fa web trip e dice no, io connetto il mio wallet Temuristi. digitale, non voglio darti il mio nome, non voglio darti il mio cognome, non voglio darti il mio indirizzo, voglio, voglio solo rimanere, comprare anonimo. Voglio rimanere anonimo. E questa è stata, sai, inizialmente è stato un po' uno shock. Poi è anche vero che adesso, diciamo, col passare dei mesi, questo fenomeno, ad esempio, della segretezza dell'identità si sta un po' andando a smarrire, andrà comunque a cambiare, anche perché se poi vuoi fare il processo di redemption e avere accesso al prodotto All fisico, all'esperienza mi devi dire dove spedirlo, se sennò... no <ride> sarà un po' difficile spedirtelo nel, nel digitale la vedo dura quindi, diciamo, sono tutti percorsi di innovazione dove impariamo noi come società e come aziende, ma imparano anche i nostri consumatori. Sì, è molto interessante questo concetto che l'innovazione passa per un laboratorio, in cui di fatto il consumatore diventa parte di questo processo di creazione e di integrazione con l'azienda proprio perché si utilizza lui stesso per capire come poter sperimentare poi queste nuove soluzioni. E ti chiedo rispetto appunto al tema tecnologico, la blockchain, come sappiamo è alla base del web 3, ma che cosa vuol dire questo per il mondo della moda e per il consumatore del mondo della moda? Sì, la blockchain è una grossa opportunità, no? Perché dà un valore alla fine e una sicurezza sulla proprietà di, di asset digitali. Quindi è una rivoluzione vera e propria. Se prima tutti noi possedevamo delle foto digitali o degli asset digitali, ma tendenzialmente non riuscivamo a, a, a esserne in realtà no? eh, proprietari. proprietari, perché nel momento in cui uno ti scarica l'immagine diventa di tutti. Invece oggi la blockchain permette proprio, proprio questo ed è, la, ed è la cosa che è più rivoluzionaria e questa cosa diciamo poi ha, ha legato tutti gli altri processi, dal wallet digitale, le cripto, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi del mondo della moda l'opportunità sta in, svariate, in svariati segmenti. Ad esempio, abbiamo scelto con il nostro gruppo di far parte di questo consorzio che si chiama Aura Blockchain Consortium, che è un consorzio uh, dei maggiori gruppi eh, del lusso, da noi: Prada, Richmond, VMH, Mercedes-Benz. Che è un consorzio che fa proprio dell'utilizzo della blockchain la propria ragione d'essere. È un consorzio no profit che non fa altro che sfruttare la tecnologia. Noi come l'abbiamo adottata? Ad oggi, diciamo, abbiamo utilizzato l'attività base, quindi abbiamo inserito all'interno dei nostri prodotti più iconici, praticamente tutta la nostra pelletteria, abbiamo inserito un NFC che è un piccolo microchip che permette poi eh, avvicinando il nostro telefono permette di eh, vedere se l'oggetto è autentico o non autentico, perché quell'oggetto è stato scritto all'interno della blockchain. E nella sua banalità, però nel nostro mondo è una rivoluzione, perché fino a ieri tu tendenzialmente a parità di oggetto oh, o sì. eri un conoscente fenomenale della borsa Se di Louis Vuitton oppure tra la borsa che ti vende il ragazzo per strada o la borsa che compri nel negozio qui, per svariate migliaia di euro tendenzialmente a colpo d'occhio non sapevi qual era l'oggetto originale quindi uno dei primi casi d'uso è stato appunto quello della contraffazione esattamente e qui si apre un mondo a monte della vendita e a valle della vendita sì. A monte, perché ci permetterà in futuro anche di tracciare tutto il percorso di produzione, metterlo su blockchain e garantire poi all'acquirente di avere un capo che è non soltanto è un capo originale, ma è stato prodotto con un processo controllato di cui tu hai trasparenza. Quindi parlavamo stamattina ovviamente dei trend ISG di sostenibilità, questo consentirà anche alle aziende di avere una tracciabilità di quelli che sono gli elementi e KPI di misurazione lungo la filiera della materia prima anche in un'ottica di sostenibilità. Perché come tu eh, mi insegni, il consumatore di oggi è sempre più attento a acquistare anche un capo sostenibile. Assolutamente sì, è sempre più attento all'origine dei capi ma è anche vuole sentirsi parte poi del progetto. Tanto è vero che prima parlavi di DAO, eh, esistono oggi all'interno del Web3 queste communities molto forti che hanno voglia di sentirsi parte di qualcosa. Tanto è vero che non, non si riferiscono più a se stessi come dei consumers, odiano l'idea di essere dei consumatori, ma si sentono fan e vogliono sentirsi parte di una community fan prosumer insieme a voi a fianco nella produzione e poi non dimentichiamo tutti i processi ovviamente a valle della vendita perché oggi una cosa che noi come marchi non abbiamo potuto fare è eh, tracciare il secondary market e che lì c'è un'opportunità enorme noi riusciamo oggi a vedere in realtà nel momento in cui un capo legato a un NFT possa essere venduto, riusciamo a vedere eh, i vari passaggi quindi possiamo capire il lifetime, quanta vita ha un nostro oggetto ma addirittura volendo potremo prendere delle royalties sulla rivendita del, del capo stesso su tutti i passaggi del suo, della sua vita. Qualcuno in maniera provocatoria dice l'NFT può essere il nuovo CRM, e ricollegandomi a quello che stavi dicendo ora e alla capacità poi di tracciare anche il secondary market Piuttosto che andare a rincorrere il consumatore, che sappiamo quanto sia difficile eh, in qualche modo interagire con lui nel momento post sales, dopo l'acquisto del sì, prodotto. Sì, assolutamente. Io dico sempre che la blockchain alla fine attiverà il CRM all'ennesima potenza. Anche perché paradossalmente nessuno di noi, a nessuno di noi piace ricevere email, spam, che ti bloccano l'account ogni volta è un disastro. Però il fatto di poter, volendo collegarti in autonomia col tuo wallet digitale a qualsiasi sito, e questo dà in automatico accesso alle informazioni legate ai tuoi acquisti, alle transazioni che hai fatto, permette poi a te stesso di avere un'esperienza diversa. Tanto è vero che in futuro, una volta integrate la, la connettività di un portfolio digitale all'interno di un sito stesso di un marchio X, tu potresti paradossalmente, sulla base dei contenuti del portafoglio digitale, creare o ridisegnare il tuo sito a seconda del consumatore che hai davanti. Quindi davvero abbiamo visto come le potenzialità siano, siano enormi, e complimenti per la vostra esperienza pionieristica, devo dire, all'interno di questo settore, ma che credo vi stia dando eh, tante soddisfazioni. Concludiamo, abbiamo finito il tempo, con una, con una velocissima battuta. Quale potrebbe essere diciamo, la nuova soluzione o la killer application? Eh, se ci puoi dare qualche anticipazione rispetto a quello che state pensando eh, di fare nel futuro, o quello che appunto osservi sul, sul mercato sfruttando appunto le applicazioni Web 3. Vedevamo prima il tema delle applicazioni che potranno dare un contributo anche a, al disegno delle nuove app su, sui mobile. Quindi che cosa immagini tu nel, nel prossimo futuro? Ma è una bella domanda. E, diciamo la cosa che io aspetto, e non so quando succederà, perché non ho la sfera di cristallo è la vera integrazione tra mondo virtuale e mondo reale. E questo potrà avvenire attraverso l'aumento dei reality, attraverso degli occhiali o chissà mai, magari un chip impiantato sulle nostre corne, non lo so. Non si può mai dire. Però quello ci permetterà realmente di vivere una vita all'ennesima potenza, quindi aumentare la nostra vita di tutti i giorni, poterci paradossalmente vedere delle cose che non esistono. Ma ci permettono di avere un'esperienza di vita completamente diversa, o migliore, o, o non lo so. Insomma, vediamo: sky is the limit. Però, ecco, a mio avviso, quello sarà un po', sarà un po il, il momento reale del cambiamento, in cui, in cui noi cambieremo anche il nostro modo di vivere la vita di tutti i giorni. Grazie mille a Stefano Rosso, gli faremo un grazie applauso, CEO di Bive Weeks di DCAVE. Grazie, grazie, Stefano. you